Bene, iniziamo questo ciclo di trasmissioni televisive del progetto del Presidio del Lazio, finanziato dalla Regione Lazio, dall'assessorato alle politiche sociali, e lo iniziamo giustamente, come è giusto che sia, con un'intervista, intervistando l'assessore alle politiche sociali della Regione Lazio, che ringraziamo, la dottoressa Rita Visini, che ci è venuta a trovare, anzi, è padrone di casa, siamo venuti noi a trovarla, la ringraziamo, e ci sembrava, diciamo, corretto e assolutamente da fare descrivere questo progetto proprio a partire dall'assessorato. Sarà una trasmissione televisiva che toccherà vari temi, ovviamente temi inerenti a quello che è il mondo, non solo della disabilità, ma anche dell'impresa sociale, della famiglia, dello sport per tutti, quindi i temi, diciamo, peculiari della vostra attività, diciamo così. E noi la ringraziamo già anticipatamente per averci ospitato, e le chiediamo immediatamente quanto è difficile il vostro lavoro. Abbiamo visto che negli ultimi tempi avete messo in campo tantissime iniziative, forse era da tempo che non succedeva. Quindi cos'è? È cambiato un po' l'umore politico, istituzionale, amministrativo? Perché il problema, si dice sempre, che non ci sono i soldi, invece sembra che il lavoro si può fare, basta volerlo. Intanto buongiorno e grazie a voi per questa opportunità. È cambiata l'aria sicuramente, in quanto lo abbiamo sempre detto, questa nuova amministrazione vuole essere la regione amica dei suoi cittadini, delle famiglie e delle persone che abitano il territorio di questa regione. È vero, sono cambiate molto gli investimenti che come politiche sociali facciamo per il nostro territorio. Basti pensare che in un momento di crisi economica come questo, però noi siamo riusciti comunque a mantenere alta l'attenzione e l'attività concreta per i bisogni dei cittadini. Questo ormai è un dato di fatto, come lei ci diceva poc'anzi. Ed è anche un dato di fatto perché è un'amministrazione che fin dall'inizio, con il suo presidente, il presidente Zingaretti, fin dalla sua campagna elettorale, prima che vincesse appunto le elezioni, ha sempre ribadito l'attenzione per le persone, per la persona e soprattutto per le realtà più fragili e più deboli del nostro territorio. Quindi, questo assessorato, una volta che si è insediato, non ha fatto altro che prendere alla lettera, il programma del suo presidente e portarlo in pratica. È chiaro che cambiata l'attenzione, cambiano anche le letture del territorio. Noi abbiamo un territorio devastato da questa crisi economica. Basti pensare che il 38% delle famiglie laziali si trovano in uno stato economico di grande difficoltà, nel senso che, per esempio, se gli si dovesse presentare una spesa imprevista di soli 700 euro, va in crisi. E questi sono dati dello scorso anno, figuriamoci come siamo ad oggi. E sulla base di queste necessità noi abbiamo iniziato a costruire un programma totalmente aderente alle necessità dei nostri cittadini. E lo facciamo innanzitutto, l'abbiamo fatto a partire dalla proposta di legge di recepimento della legge quadro nazionale sulle politiche sociali. Calcolate che il Lazio risulta essere l'ultima regione d'Italia a dover recepire ancora la 328, che risale oramai al 2000. Noi abbiamo preparato questa bozza di legge, abbiamo presentato questa bozza di legge, attualmente al vaglio del Consiglio regionale, che presto la porterà in aula per il dibattito e ci auguriamo venga approvata il prima possibile. Ma nel frattempo, proprio sulla base di questa legge, noi ci siamo mossi fin dal primo giorno. Quindi abbiamo attivato politiche inclusive, politiche create in maniera partecipativa, proprio come vuole essere il nostro welfare, un welfare partecipativo e comunitario. Lascio le ricordo.
ricordi cose perse ormai. Cerco le tue mani, me le dai. Prenderai un battello sotto l'ombra di un ombrello, come un volo di un uccello te ne andrai. E stai contenta, dipinta senza che sarai. Che qui si tenta di tenere il passo ad ogni passo che farai. Passano gli istanti tra le vite e poi, pietrificato il senso come stai. Basterà un sorriso sul percorso che hai deciso, mentre un bacio resta teso cosa fai. E stai contenta, dipinta attesa che già sei. Dai su, racconta la tua storia, il percorso, dov'è che vai. Lo sai che qui nel mondo nessuno vuole stare a fondo, mentre qui il mondo è il gerundio di mo, è il gerundio di mo, è il gerundio di mo. Sai cos'è? Cercano di me che cos'è? Forse il senso che dispenso. Come un lampo questo volo nell'immenso. Come un lampo questo volo nell'immenso. Allora oh. Senza non imbuto stai, speranza dimmi un po' che te ne fai. Passerà la mano come un figlio d'un perdono, poi veloce come un suono te ne andrai. E stai contenta, dipinta e senza dove stai. Ancora canta e dimmi perché mi vuoi, se mi vuoi, se mi vuoi. Lo sai che qui nel mondo ognuno impara a stare a fondo, mentre qui è il gerundio di mo, è il gerundio di mo, è il gerundio di mo. Sai cos'è? Simone Presciutti! Complimenti! Complimenti! Sì! Stai facendo il video? Anche? Perché noi poi vendiamo i video a... Non hai sicuramente tutta una linea tua di video, abbiamo visto che ne hai pochi pure su YouTube, quindi magari che se vuoi investire, se vuoi investire qualche cosa, qui c'è la cooperativa Matrioska che, come hai visto, ha appena fatto l'intervista ieri, quindi quella ripresa, montata, c'è tutto quanto un lavoro professionale. Lei addirittura appunto va a fare anche i matrimoni già vestita così, perché spesso nei matrimoni c'è chi scappa la sposa, lo sposo si sostituisce al volo e si continua comunque il servizio videofotografico. Allora, stavamo parlando con Alfredo Ferrante prima che ci siamo interrotti, appunto, presidio del Lazio. Volevamo, però ci sembrava che anche questa intervista che ha fatto l'assessore Visini potesse stare in quel discorso che facevamo. Per un welfare partecipativo e comunitario, ha detto l'assessore. Comunque, sono tante parole che magari si dicono in questo periodo, oppure c'è qualcosa che si sta muovendo anche in Italia, oltre che nella regione Lazio, da qualche altra parte. Tu che giri un po' dappertutto e hai il polso. Sai Giovanni, poi l'importante è che alle parole che suonano anche bene seguono i fatti. E partecipativo è una parola importante, perché c'è un articolo in questa convenzione che dice una cosa importante, cioè dice che quando un ente pubblico, vuoi la regione, vuoi il livello nazionale, vuoi un comune, adotta una politica, una norma in materia di disabilità, prima di farlo si deve consultare con chi quella norma o quella politica la riceverà, quindi con le persone con disabilità. Quindi è importante far sì che le persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni, partecipino attivamente al processo di elaborazione delle politiche, delle norme e delle leggi. Oh, attenzione, naturalmente coinvolgerle vuol dire lavorare insieme fin dall'inizio, e cioè partire da quali sono i bisogni che vengono espressi dalle persone, sulla base di quei bisogni ragionare insieme e trovare qual è il modo migliore per affrontare quei bisogni e arrivare a una soluzione. E questo naturalmente è il metodo di lavoro dell'osservatorio di cui parlavamo prima, è un metodo di lavoro complesso naturalmente che richiede energia
perché devi comunque mediare a volte conflitti anche diversi. In tutto questo discorso sulla disabilità c'è una cosa che noi abbiamo affrontato diverse volte anche nelle passate stagioni, quello della disabilità anche grave, della non autosufficienza. Abbiamo avuto appunto esperienze anche qui in trasmissione e in particolare sul tema che viene chiamato il dopo di noi, cioè quei genitori che diventano anziani o quelle persone che sono accanto a quelle persone non autosufficienti, vedi anche alcuni dei nostri conduttori che oggi non ci sono, e questi genitori che sono preoccupati di quello che succederà dopo. Allora, io voglio introdurre questo discorso di cui voglio parlare anche con te, da un piccolo brano dell'intervista sempre all'assessore Visini, che noi vi propineremo per diverse settimane perché sarà lunghissima. Sapete, il nostro Andrea Venuto quando fa le domande ci mette tutto e quindi stimola anche gli interlocutori. Poi la vedrete tutta su YouTube, completa e collazionata in un modo particolare. Quindi vorrei vedere questo brano perché poi ci introduce appunto a questo argomento di cui vorrei parlare, che vorrei approfondire con i nostri ospiti e forse anche con qualcun altro che in questo momento non c'è, se lo riusciamo a chiamare. Vai con l'assessore Visini e il secondo pezzo di intervista. Assessore, sempre nell'ambito della famiglia, ma anche diciamo più ampiamente della disabilità, c'è una particolare azione che avete messo in campo e che ci piacerebbe che lei ci raccontasse. Sì, nel particolare riguarda lo stanziamento di svariati fondi sulle case per disabili adulti, cosa che nella nostra regione diciamo, è la parte un po' più carente. Sappiamo benissimo che è in atto in Parlamento lo studio diciamo così, di una messa a punto di un unico testo su 5 proposte di legge per il dopo di noi. Nel frattempo che a livello nazionale venga approvata questa legge, abbiamo pensato bene di aumentare sul nostro territorio i posti per disabili adulti in case residenziali e semiresidenziali. Nel frattempo ecco, partiremo con un centro almeno per ogni distretto. Quindi in ogni provincia, quindi partiamo con 6 case per il dopo di noi, quindi uno per ogni provincia, per poi aumentare questi posti man mano diciamo così, avendo a disposizione altri fondi. Ma un intervento che a me preme dire e preme specificare è quello di aver programmato già nei piani di zona di quest'anno tutti i fondi possibili, anche quelli attraverso i fondi nazionali per la non autosufficienza, programmarli in questi piani di zona, così diamo la possibilità ai distretti di poter programmare fin da subito le proprie attività, quindi senza aspettare al finanziamento che lo Stato poi ci darà concretamente in estate. Quindi noi li abbiamo già inseriti fin da ora in modo che i distretti possano programmare. Allora, il dopo di noi, mi dicono che abbiamo una telefonata in linea, vero? Pronto? Sì. Pronto, Ileana Argentin? Sì, sono io. Pronto? Non si sente più niente? Pronto? Pronto? Ce l'abbiamo? Mi hanno detto che avevamo l'onorevole Ileana Argentin, che del dopo di noi è la grande esperta anche per tutte le iniziative che sta facendo in questo momento, quindi ci capiva proprio a pennello. È caduta? Quindi la stiamo rifacendo. Noi chiacchieriamo un po' fra di noi, facciamo finta di niente, facciamo un giro, ci muoviamo qui. Andiamo avanti? Poi ci chiamerà. Ci chiamerà, no, siamo noi che chiamando, perché noi avevamo un appuntamento telefonico, perché lei doveva venire, poi ha avuto un problema, però appunto siamo noi in ritardo, non so appunto. Bene. Lei sta sbadigliando, ospite, col pigiama, eh? Si sta stancando? Trova la trasmissione particolarmente noiosa oggi? No. Sì, dice che mentre facciamo, se facciamo zicchere zacchere, facciamo un po' di musica, una canzone o mandiamo la musica? Cosa succede?
questi telefoni che non funzionano, stiamo parlando proprio della tecnologia. Questo, essendo un luogo, ce l'abbiamo?